Ma dunque, io ho fatto anche l'anno scorso un sopralluogo e ci sono stati anche degli interventi manutentivi che mi rendo conto non hanno risolto il problema, perché in molti casi bisogna fare più che un intervento diciamo di provvisoria e ordinaria manutenzione, un intervento risolutivo, per il quale naturalmente occorrono risorse in molti casi importanti. Noi abbiamo una situazione della viabilità abbastanza complessa, alla quale stiamo cercando di porre riparo anche con interventi di straordinaria manutenzione. Come è noto, sono stati realizzati 18 interventi di asfaltature e di straordinaria manutenzione proprio in questi ultimi mesi. Io avevo prospettato, naturalmente adesso faremo ulteriori verifiche, magari se possibile anche qualche miglioria nell'immediato, però avevo prospettato agli abitanti di quella zona, che naturalmente legittimamente rivendicano la necessità di attenzione e di cura, come d'altra parte lo fanno tantissimi altri cittadini sparsi nel nostro vasto territorio comunale, una soluzione, come dire, di prospettiva più significativa, che è quella collegata al piano di sviluppo rurale, che però ancora purtroppo non è uscito. Noi stiamo pagando negativamente questa fase di passaggio tra la precedente tranche di misure europee che si è conclusa e la nuova che deve aprirsi, ma che ancora non è partita. Praticamente i bandi devono arrivare alla fine di questo anno, a valere probabilmente sul prossimo. Naturalmente ci faremo trovare pronti per quella strada e anche per altre che dovessero avere le caratteristiche di viabilità rurale e quindi di viabilità che può essere, diciamo così, risolta proprio con queste misure europee, perché in quel caso, al di là degli interventi manutentivi che noi possiamo fare, ma che spesso non sono risolutivi anche alla luce dei fenomeni atmosferici che anche in questi ultimi mesi sono stati particolarmente ingenti e diciamo corrosivi, con un intervento del PSR potremmo risolvere il problema in maniera anche durevole, nel tempo. Quindi noi terremo conto senz'altro anche di questa parte di viabilità comunale, perché so perfettamente che va risistemata.